È ricoverato all'ospedale di Cisanello in prognosi riservata. Il 14enne è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un autobus. L'incidente è accaduto a Pontedera poco dopo l'uscita da scuola. Ancora incerta la dinamica dell'incidente sulla quale sta lavorando la polizia municipale. Il ragazzino, secondo quanto si è appreso, sarebbe rimasto schiacciato dalle ruote del pullman mentre gli correva incontro insieme a molti altri coetanei per accaparrarsi un posto a bordo. A Livorno, quattro ragazzini che giocavano con la fionda hanno picchiato un uomo che li aveva rimproverati. Sul posto è intervenuta la polizia che sta conducendo anche le indagini. L'uomo aveva rimproverato i quattro, tutti minorenni che stavano giocando con una fionda in un giardino pubblico. L'anziano aveva ammonito i ragazzini di smetterla di giocare, ma i quattro prima lo hanno preso in giro e poi si sono fatti sempre più minacciosi, accerchiandolo e picchiandolo. In suo aiuto è intervenuto un passante che ha chiesto anche l'intervento del 118 sul posto le volanti della questura. Si vedrà, diciamo, sono state fatte E prende forma opere. davvero il Pisa Mover, la navetta elettrica veloce ad alta frequenza che collegherà l'aeroporto alla stazione ferroviaria di Pisa Centrale. Conto ormai alla rovescia per l'inaugurazione. Sindaco Filippeschi, che cosa davvero vorrà dire per la città? È una grande modernizzazione. È un potenziamento del nostro aeroporto e anche del collegamento di tutta la zona sud della città con il centro storico in funzione turistica. Questo è un grande cantiere, è un cantiere quindi non è visitabile se non diciamo in condizioni di sicurezza. Noi facciamo questa conferenza stampa e questo sopralluogo per dare ai cittadini delle informazioni, ecco, dato che è un grande lavoro, un grande investimento fatto con fondi europei, col sostegno della regione e che poi si ripagherà nel tempo con i biglietti di coloro che saliranno su questo mezzo che fa la spola fra stazione e aeroporto. Naturalmente è l'occasione per chiedere con forza che vi sia anche il velocizzamento dei collegamenti ferroviari fra Pisa e Firenze, perché quest'opera si completa con un buon rapporto con l'aeroporto, con l'uso dei parcheggi che qui hanno una funzione molto importante e con la velocizzazione che collega la stazione di Pisa, il binario 14, la nuova stazione del People Mover, con Firenze, per il sistema aeroportuale, ma direi anche per collegare l'area costiera all'alta velocità, perché l'alta velocità passa da Firenze e difficilmente potrà passare sulla Tirrenica. Eleonora. Andrea. Ha preso il via un Giulia. progetto dal titolo Viva Piazza Viva a Pisa, una iniziativa, un concerto con un coro di bambini, intanto in Piazza delle Vettovaglie a promuovere l'associazione Pisa nel cuore. Qual è il senso di questa iniziativa? Che cosa avete voluto fare qui? Allora, intanto Pisa nel cuore è un'associazione nata da pochissimo, qualche giorno. E nasce e debutta con questo evento, Viva la Piazza Viva. Pisa nel cuore nasce prevalentemente per mettere in luce le criticità che ci sono nella città, ma in maniera propositiva, quindi andando a cercare delle soluzioni, magari a proporre anche delle soluzioni. L'associazione questa fatta da chi? Persone, semplicemente persone, cittadini, prevalentemente cittadini. E di variegata estrazione, assolutamente eterogenei. Viva la Piazza Viva in particolare è questa manifestazione che vuole andare a rivivere le piazze che sono state il cuore pulsante di Pisa nei tempi passati e che adesso invece rappresentano il degrado della città. Quindi, e spesso purtroppo anche la malavita. Quindi intanto partiamo da Piazza delle Vettovaglie, una bellissima serata con i bambini, un concerto di Natale, coro di voci bianche dei piccoli cantori di San Nicola e Santa Lucia e poi prossimamente andremo nelle altre piazze a fare manifestazioni similari. No, non l'ha fatto. Il
inaugurata a Pisa al Blu Café una mostra particolare, Art Brut, è inserita nel programma delle iniziative per la giornata nazionale di salute mentale. Rimarrà aperta in collegamento con la mostra di Palazzo Blu su Toulouse-Lautrec. Diana Gallo a organizzare, a mettere in piedi il tutto, l'associazione che lei guida, l'associazione Alba, che appunto lavora con questo tipo di pazienti colpiti appunto da problemi particolari. Intanto una bella mostra, che però ha quale valore per le vostre attività? Il valore è prima di tutto terapeutico-riabilitativo. Abbiamo i nostri soci che sono felicissimi e orgogliosi di aver esposto qua nella sede prestigiosa del Palazzo Blu. Siamo nella saletta finale della grande mostra e al Blu Caffè, e questa è un'attività al laboratorio di pittura che viene svolta da più di 15 anni e fa parte dei laboratori di arteterapia dell'Associazione L'Alba, che riescano a ridare una salute, una giusta emotività alle persone, una corretta distanza nelle relazioni. Quindi l'arte che cura, utilizziamo molto l'arte per fini trasformativi. Questi ragazzi che hanno lavorato sono persone adulte con disabilità intellettiva medio-lieve e anche pazienti psichiatrici, e hanno reinterpretato degli stimoli di Toulouse-Lautrec in maniera bellissima, perché veramente anche critici d'arte ci hanno fatto tantissimi complimenti. Il maestro che li guida è Giorgio Fornaca, che è un pittore e anche arte terapeuta, che ha guidato i ragazzi sia nella visione della mostra, perché come tutti gli anni siamo andati a vedere la mostra, e anche nell'esecuzione dei lavori. Le opere sono anche in vendita come raccolta fondi, per chi vuole acquistarle le può ordinare, e a fine mostra, quindi il 14 febbraio, venire a ritirarle e ci può sostenere nei percorsi. Le vie e le piazze del centro a Pisa, animate da un bus particolare, Ridolina, vice sindaco Ghezzi, si inserisce nel programma delle iniziative, possiamo dire così, natalizie, ma in questo caso che sono a scopo benefico. L'associazione Clown Dottori, con cui collaboriamo da tanti anni, quest'anno con noi ha organizzato un bel evento, perché è una forma di scambio con la pediatria di Lucca, quindi Pisa e Lucca unite per dare un messaggio positivo. I bambini di Pisa hanno creato dei messaggi per i piccoli degenti della pediatria di Lucca, e viceversa hanno fatto i bambini lucchesi. Ora stiamo procedendo a questo scambio di pensieri, andremo a Lucca a consegnarlo agli amministratori, che provvederanno poi a portarli in pediatria, così come faremo noi. È un bel segnale, perché il Natale è di tutti, il Natale è soprattutto dei bambini, e ci sono dei bambini che hanno bisogno di sentire la vicinanza di tutti noi, e quindi è giusto esserci ed esserci in forma ufficiale. Parigi e il Pisa di mister Gattuso con la Lupa Roma, grazie ad una rete di Montella nel finale. Risultato 1-1. Toscani prudenti nel primo tempo, ma con due nitide palle gol capitate a Lores e Montella. Le reti infine sono di Pasqualoni per la Lupa Roma al 45esimo del primo tempo e del nero-azzurro Montella al 90esimo minuto. Dopo la pausa natalizia, il Pisa tornerà in campo all'Arena domenica 10 gennaio contro la Pistoiese. Pareggio a reti inviolate per la Maceratese contro l'Arezzo. Saracinesca Baiocco frena la seconda in classifica, che così perde terreno dalla SPAL, prima con 34 punti, e consente all'Arezzo di mantenere l'imbattibilità fuori casa. Una partita in cui i toscani hanno dimostrato ottima organizzazione difensiva. L'Arezzo tornerà in campo sabato 9 gennaio con il Rimini. Bella vittoria per la Carrarese, che domina il derby contro il Prato per 4-2. Una Carrarese concreta, che trionfa sul campo di un Prato incapace di gestire il vantaggio, grazie a Dettori che firma la tripletta. Un nuovo derby attende la Carrarese dopo la pausa natalizia, quello con la Lucchese, mentre il Prato giocherà a Savona. Vince il Pontedera 2-0 con il Sant'Arcangelo. I Granata dimostrano di essere padroni del campo e conquistano tre punti importanti che li portano a 24 in classifica. 23 punti invece per i neroverdi di Cristiano Lucarelli dopo la vittoria del Tutto Cuoio per 4-0 con il Robur Siena. Dopo la pausa natalizia, il Tutto Cuoio dovrà affrontare la capolista, la SPAL, il 9 gennaio sul campo del Mannucci. Bene, infine la Lucchese, che batte l'Aquila per 3-1 al Porta Elisa. Dopo un momento buio, la Lucchese sembra essersi ripresa e ora ha 20 punti in classifica. Il prossimo match sarà domenica 10 gennaio con la Carrarese.